Aspetta, vado solo.
Camera dei Critici d'Arte che farà un'introduzione su, appunto, su Enzo Benedetto e su questa mostra. Grazie. Signore e signori, ma soprattutto caro maestro, invitato a dire qualche parola sul futurismo e sulla sua opera, avrei scelto una chiave provocatoria e in qualche modo polemica. Il futurismo ed i suoi protagonisti, una riscoperta che la storia dell'arte moderna ha il dovere di recuperare, perché al di là degli eventi storici in cui è maturata, costituisce un punto di riferimento non solo italiano, ma europeo ed internazionale per gli sviluppi delle formulazioni di nuove tendenze che caratterizzano il mondo dell'arte contemporanea. Punto di passaggio fra il figurativismo e l'astrattismo, nella sua rivoluzione dinamica, il futurismo italiano è una delle geniali intuizioni di quelle molteplici sfaccettature poliedriche che hanno segnato un passo diversificante ed innovativo nella raffigurazione dell'immagine pittorica. Forse a taluno potrebbe sembrare una affermazione blasfema sotto il profilo critico della storia dell'arte moderna il fatto che il cubismo picassiano sia anch'esso frutto delle influenze futuristiche. C'è chi non accetta questa tesi, ma di questo invece siamo profondamente convinti. Le prevenzioni politiche e culturali non hanno fino ad oggi infatti sempre permesso un collegamento fra la tensione dinamica della forma propria del futurismo e la sinteticità delle diverse angolazioni prospettiche che stanno alla base del cubismo e della stessa tecnica visiva del Picasso. Del Picasso direi più avanzato. Nel futurismo troviamo i germi della reazione contro la tradizione, contro il conservatorismo, in un'ansia tormentosa di ricerca di un nuovo ideal artistico. Non siamo qui a dover e poter giudicare la giustezza di tale reazione, ma la critica della storia dell'arte è chiamata soltanto a registrare l'alternativa fra il figurativismo e l'insorgere di nuove formulazioni rappresentative. È l'ora, in tutta onestà critica, che l'Italia e l'Europa rivisitino serenamente il portato del futurismo senza pregiudizi. Può piacere o non piacere, ma non lo si può ignorare nelle sue valenze innovatrici di alto pregio e da cui scaturiscono opere di grande suggestione che portano la firma di Sironi, di Severini, di Balla, di Carrà e di Boccioni, di Prampolini e di De Pero, di Giulio Bragaglia e di Enzo Benedetto. Parlare di futurismo e di Marinetti sembra ancora oggi purtroppo tabù. Citare questi nomi sembra però invece astrarli dalla loro matrice storico-artistica e culturale, non di un'area geografica ma di un tempo. Un'indagine recente ha dimostrato che tutti hanno sentito parlare di futurismo, ma nessuno sa cosa voglia dire. Non voglio qui riferirmi a molti dei presenti, ma è un dato di fatto. Non parliamo poi dei libri di testi di storia dell'arte per le scuole, le quali ignorano il più delle volte proprio questo capitolo di una grande parte di storia dell'arte italiana. Il futurismo è stato un movimento artistico e letterario nato come reazione al tardo romanticismo di maniera, che si proponeva attraverso l'uso di mezzi e di espressioni assolutamente nuovi, al di fuori e contro ogni forma tradizionale, di rendere la dinamica e il movimento come espressione sintesi della vita nelle sue diverse manifestazioni pratiche e spirituali, dando in ogni singola opera d'arte la sintesi delle impressioni nate
date dal soggetto in esso. E questa definizione che ho cercato di dare del futurismo credo sia la chiave stessa di lettura basilare delle opere del Benedetto, che qui stasera possiamo ammirare nelle creazioni dell'ultimo periodo. Opere che sono nel loro svolgersi espressivo una pagina significativa dell'arte contemporanea e del pensiero concettuale che le anima e le motiva. Al di là dei significati stessi, che ognuna di queste tele vuole e sa esprimere, troviamo la sostanza di geometrismi, elementi e colori che si fanno spazio, che si fanno movimento, continuo divenire di una realtà che supera la percezione del reale per ricercare il motore universale senza spazio e senza tempo che si disvela nell'immagine creativa di questo autore. Enzo Benedetti è forse l'ultimo dei grandi futuristi fedeli ai principi originari di tale movimento, ma è in modo manifesto anche l'esempio di un magistero di tutte quelle tendenze più autentiche, più serie dell'arte non figurativa dei nostri giorni, nelle stesse evoluzioni rappresentative delle sue opere. L'equilibrio e l'armonia di piani e di forme e di colori, proprio anche nella contrapposizione dei canoni accademici della rappresentazione visiva, è il metodo di una prospezione viva, ricca di proiezioni, movimentata e stimolante. Una colpa le addebitiamo, caro maestro dell'arte, di quell'arte che si scrive con la A maiuscola, ed è quella della riservatezza del suo operare. Una colpa però certamente minore alle colpe della cultura ufficiale e degli organismi pubblici addetti a questo settore, che non ne agevolano la conoscenza al mondo scolastico e al grande pubblico, limitando così la consapevolezza di una porzione non secondaria della storia italiana ed europea contemporanea. Forse i promotori di questa mostra, che noi ammiriamo stasera, l'Antino Caffè Modo, non si rendono conto della portata della loro iniziativa. O se di ciò ne sono consci, devono sapere che questa è una grande occasione culturale nella purtroppo limitata vita artistica romana di questo 1992, e la presenza di tante così qualificate persone ne è prova. A loro quindi il merito di un eccezionale contributo a farci rivivere un momento che dal passato si fa attualissimo, segna le tappe dell'arte moderna attraverso uno dei suoi esempi meritevoli di grande occasione. Quanto poi ad Enzo Benedetti, che proclama nelle sue opere la capacità mentale di sentirsi vivi, forti, anche nel più completo isolamento, futuri seppur lontani dal futurismo che egli ha saputo trasmutare nella sua lunga sperimentazione e ricerca espressiva, non soltanto a titolo personale, ma anche a nome dell'Unione Europea dei Critici d'Arte, che mi onoro qui rappresentare, desidero esprimere l'omaggio alla sua vita dedicata all'ideale artistico, conferendogli le témoignage d'honneur dell'Union Européenne Critique des Beaux-Arts, simboleggiato dalla romana Bocca della Verità, emblema di una critica internazionale libera da pregiudizi, da vincoli commerciali, aperta a tutte le tendenze di un'espressività che sempre comunque fa parte della storia meravigliosa dell'uomo sulla terra. E a lei, maestro, questo riconoscimento in occasione non solo di questa mostra, ma anche del suo genetliaco. Io sono veramente alquanto schivo per natura e mi nascondo, perché se si parla troppo si dice che non si lavora, che si perde il tempo magari nei dettagli e si supera
la possibilità di fare qualcosa forse di buono. Ma devo ringraziare, oltre a lei, tutti questi amici futuristi e del futurismo e miei personali che sono qui venuti a ricordare il mio primo giorno dell'88esimo anno. Perché io, da buon futurista, non posso guardare indietro, perché quello indietro è superato, che è già avvenuto. Io sono sempre proteso verso domani. Non so quanto durerà questo domani. Ancora molto. Però io sono domani, ora, e se Marinetti, quando mi suggerì di fare un titolo per un circolo che si doveva fare a Roma in una birreria nell'anno 1925-26, non ricordo, mi disse: chiamatelo domani. Domani. I tempi non cambiano, il domani è la verità. E devo ringraziare Antinoo, perché mi ha proposto di festeggiarmi in questo modo e sono molto grato, perché anche a nome vostro, perché con questa occasione ha consentito tutti di incontrarci, e spero che ci sarà un buon ricordo per tutti noi. Grazie di nuovo. Buon lavoro. La bocca della verità. Volevo fotografare la bocca della verità. La capisce, ringrazio.